Nel caso di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa 17 anni fa, la procura di Marsala ha fatto richiesta d'archiviazione al GIP per Anna Corona, Beppe Della Chiave e altre due persone. Vediamo ora le parole dell'avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzita, dette riguardo a questa notizia. Vedremo gli atti. Nell'avviso appena arrivato, non è nemmeno indicato il capo di imputazione. Lunedì faremo le copie degli atti. Avremo 30 giorni per studiare questa mole di documenti. Oltre 4.000 pagine sono state prodotte in 4 mesi. I magistrati hanno fatto tanta attività. Per certi versi è un segnale di attenzione sul caso. Io non ho dubbi sul procuratore capo e su chi collabora con lui. A questo punto, valuteremo astrattamente la possibilità di fare opposizione, non per screditare, ma nel rispetto del contraddittorio. Potrebbe essere utile anche per la procura. Abbiamo fatto delle indagini difensive, le depositeremo anche noi. Di sicuro noi proseguiremo le ricerche. Ma l'avvocato Frazzita aggiunge anche delle parole riguardo all'ex PM Angioni. La Angioni era venuta a Marsala nel 1999 e nel 2004 aveva richiesto di rientrare nella sua regione, ben prima della scomparsa di Denise Pipitone, ma ci teneva al caso. Ora sta facendo la carriera di giudicante. Voleva rimanere per ottenere il risultato. Insomma, tanto impegno da parte dell'Angioni, ma il risultato è che in tutti questi anni non si è arrivati a niente. Allora, family, cosa ne pensate delle parole dell'avvocato Frazzita riguardo all'archiviazione della Corona e delle altre tre persone? Come sempre, ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Per non perdervi nessun video classico e nessun video aggiornamento sui casi di cronaca odierna, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ci vediamo al prossimo video!